Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Sabato scorso a Firenze ho partecipato alla mia prima park run ed è stata una bella esperienza, per cui ho deciso di raccontarla subito sul podcast, così da promuovere le park run e raccontare che cosa sono per chi non le conoscesse. Le park run sono delle gare non competitive di 5 km che si svolgono ogni sabato mattina alle ore 9 in alcuni parchi italiani. Dico alcuni perché purtroppo questa iniziativa qua da noi in Italia non è ancora molto diffusa. Infatti park run nasce nel 2004 nel Regno Unito e lì trova praticamente fin da subito terreno fertile, forse anche per i numerosi parchi che ci sono a disposizione. Nel Regno Unito, in praticamente tutti i parchi del paese, è possibile trovare una park run. In Italia, park run arriva nel 2015, con la prima corsa a Palermo, ma solo negli ultimi 2 anni sta iniziando a diffondersi un po' di più. Io stesso non la conoscevo e ne ho scoperto l'esistenza solo pochi mesi fa. Ma abitando in una città dove non c'è nessuna park run, ho dovuto attendere un weekend nel quale mi sono trovato a Firenze per poterne fare una. Al momento ci sono circa una quindicina di park run attive in Italia. Potete andare sul sito parkrun.it per vedere la mappa con tutti i vari eventi. Vi lascio il link di park run e di questa mappa nelle note dell'episodio. Oltre a quelli di Firenze e Palermo che ho già citato, ci sono park run a Milano, Roma, Lucca e altre località. Appunto, andando a vedere nella mappa le potrete trovare tutte. Ma come funziona park run? Come già detto, si tratta di gare non competitive, però sono misurate in modo ufficiale, sia a livello di distanza, quindi sono effettivamente 5 km, e poi sono misurate proprio con cronometri ufficiali, quindi i tempi e le metrature registrate sono ufficiali, possiamo dire così. E queste gare, come ho detto anche a inizio puntata, si disputano ogni sabato mattina alle ore 9. La partecipazione è assolutamente gratuita e basta andare sul sito di Park Run e registrarsi. Con la registrazione si ottiene un codice a barre da portare con sé. A fine gara i volontari sparano il codice dei vari arrivati così da registrare ufficialmente tutti i tempi. E nel sito di Park Run si trovano i risultati della gara già pochi minuti dopo il termine della stessa. Il sito, devo dire, che è davvero ben fatto e tiene tutto lo storico delle nostre corse, così che chiunque possa anche monitorare i propri progressi nel tempo. Le park run vivono senza alcuna spesa da parte dei runner, soprattutto grazie ai fantastici volontari che le gestiscono. L'unica cosa che viene richiesta in cambio è ogni tanto, anziché correre, di diventare noi stessi dei volontari, almeno una volta ogni tanto, così da dare il cambio ai volontari più assidui, permettendogli di correre anche a loro ogni tanto. I volontari stessi di Firenze, ad esempio, hanno scattato delle foto della gara e queste foto vengono messe gratuitamente a disposizione di tutti sui social, su Facebook o su Instagram in questo caso. E io stesso li devo ringraziare molto perché già alla mia prima park run mi sono subito fatto riconoscere e infatti per via del sudore il mio codice a barre, che doveva appunto servire per registrare il mio tempo, si è strappato. Ma la ragazza che registrava i tempi è stata davvero gentilissima e ha trovato il modo per riuscire a inserirlo ugualmente con un barbatrucco. E quindi ho imparato la lezione numero 1 che riporto e dico a tutti quanti. Plastificate il vostro codice a barre così da non rischiare di fare come me e di rovinarlo durante la corsa. Farò così sicuramente per la prossima volta. Insomma, quella di sabato scorso è stata davvero una bella esperienza, vissuta con altri runner, erano circa una 50.
Ce n'erano 5-6 anche abbastanza forti, altri più o meno al mio livello e altri che invece hanno partecipato solo con l'amore verso questo sport, senza guardare al cronometro. Ed è questo, secondo me, lo spirito giusto che deve animare questo genere di iniziative, che infatti ho deciso di promuovere con questa puntata. Infatti, sti cazzi della performance. La parkrun c'è anche chi la fa camminando ed è da stimare tanto quanto chi la corre sotto i 20 minuti. Comunque, sia gli altri podisti con i quali ho scambiato qualche rapida battuta che i volontari dell'organizzazione sono stati simpaticissimi e, come già detto, gentilissimi. Per chi vive la corsa come me, senza l'assillo a tutti i costi del risultato e del premio, credo che questo sia davvero l'approccio ideale. E poi, comunque, nulla vieta a nessuno di provare ad abbassare il proprio personal best sui 5.000 metri. Anzi, la prossima volta che sarò a Firenze, cercherò di migliorare il mio 22 minuti e 34 secondi che ho fatto registrare in questa mia prima uscita. Ce n'è per tutti i gusti, quindi, per chi la vuole fare camminando e mettendoci un'oretta, o chi la vuole fare correndo cercando di migliorare. Insomma, andate a correre insieme alle altre persone che, come voi, amano questa disciplina e in questo caso non vi costa neanche nulla. Andate quindi su parkrun.it, cercate la corsa della vostra città sperando che ci sia e partecipate, non ve ne pentirete assolutamente. Come già anticipato, vi metto nelle note dell'episodio il link a Parkrun, così che possiate andare a cercare comodamente nella mappa. Prima di chiudere con questa puntata del podcast, alcune raccomandazioni. Iscrivetevi, così da ricevere le notifiche sulle nuove puntate che vado a pubblicare. Lasciatemi una recensione o un mi piace, a seconda della piattaforma che state utilizzando per l'ascolto. Mi aiuterà a far crescere e conoscere il podcast. E proprio in ottica di farlo conoscere, condividete questa puntata con chi pensate potrebbe essere interessato all'argomento. Lasciatemi un feedback o contattatemi per qualsiasi motivo, suggerimenti, idee per nuove puntate, quello che vi pare. Potete farlo su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani, via mail o sui social network. Lascio tutti i vari contatti nella descrizione dell'episodio. E infine iscrivetevi al canale Telegram. Lo trovate cercando Da 0 a 42 direttamente sull'app, oppure cliccando sul link che metto sempre nelle note dell'episodio. In questo canale, che sto cercando di far crescere, oltre a pubblicare le notifiche delle nuove puntate, metto anche qualche notizia extra sul mondo del running e qualche mio personale dietro le quinte. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.